Cari amici, siete qui dove noi spediamo i libri che voi ordinate e l'ultimo libro che è uscito è particolarmente significativo, è molto bello, la copertina, vedete, molto dolcissimo della Madonna. Il titolo è Medjugorje, due punti, i 3 giorni della salvezza, l'umanità all'appuntamento dei segreti. Se voi guardate, cari amici, questo libro vedrete che dopo la prefazione ha un titolo molto particolare. Dal blog di Padre Livio. Cioè, questo è il secondo di una serie di libri, cari amici, che raccolgono, diciamo così, i testi migliori del blog, sia i miei sia anche i vostri, le vostre lettere, perché rappresentano uno sforzo che abbiamo fatto per preparare noi stessi al tempo dei segreti, perché certamente c'è una preparazione spirituale, ma c'è anche una preparazione informativa, si ha bisogno di cose scritte, semplici, accessibili a tutti e anche a tutte le età, che ci aiutano a capire i tempi nei quali viviamo, a cogliere i segni dei tempi, a sapere qual è l'insegnamento della Sacra Scrittura, l'insegnamento della Madonna e l'insegnamento della Chiesa, dei santi, dei beati, apparizioni mariane. Quindi è una, come dire, un cammino attraverso il quale c'è una preparazione specifica per tutti gli apostoli di Maria. Il primo di questa serie, cari amici, che abbiamo pubblicato, ecco, è La gloria di Maria nel tempo dei segreti. Anche questo è stato il primo, anche questo come vedete c'è il blog di Padre Livio, come vedete qui, ecco. E così ho pensato di fare una pubblicazione di almeno 3 libri all'anno che rappresentino un po' il cammino di approfondimento e di preparazione al tempo dei segreti, perché poi, cari amici, poi quando siamo nel tempo dei segreti, come dice la Madonna, è troppo tardi. Non ci saranno anche, non so come dire, molto nervosismo, molta ansietà, molta curiosità, poi false comunicazioni, ci sarà un po' di tutto in quel tempo, quindi bisogna prepararsi prima. E questo è appunto il progetto che man mano, ogni 3 mesi, ogni 4 mesi, uscirà un libro di questo genere. Per voi e anche per tutti quelli che vogliono in qualche modo servire da mani che si tendono verso quelli che non sono preparati. Poi a questi libri di teologia della storia, possiamo dire, di informazione che raccogliamo giorno per giorno, si aggiungeranno 2 libri di spiritualità proprio per la formazione degli apostoli di Maria. In modo tale, cari amici, che entrando nel tempo dei segreti, non bisogna dimenticare che specialmente dal quarto al decimo non sappiamo come va il mondo, non abbiamo a disposizione tutti quei mezzi che adesso abbiamo, però i libri saranno sempre molto utili, quelli li possiamo sempre portare con noi, quelli avremo sempre la possibilità di leggerli e questa è una cosa molto importante, è una cosa molto importante per la corrente informazione, cari amici. Ecco, questo dunque è il servizio che vi fa Radio Maria, che vi faccio io tutte le mattine. Ma che adesso prende anche forma di libri successivi, in modo tale che quello che si dice in radio non venga disperso, insomma, ma resti scritto nei vostri cuori. Ecco, dunque, questo bellissimo libro, che è molto vario, lo vedrete anche voi, raccoglie i testi mariani, raccoglie le nostre riflessioni, raccoglie i nostri editoriali, raccoglie poi, diciamo così, le riflessioni dei mistici, dei santi, di quelli più contemporanei, che ci aiutano a comprendere il grande piano di Maria di salvezza. La Madonna che è qui per l'ultima volta, è qui per il trionfo del suo cuore immacolato, ha bisogno di noi, ha bisogno del nostro aiuto, ha bisogno che ci mobilitiamo e questi sono strumenti che abbiamo e che usiamo e che diffondiamo. Per questo motivo. Allora, per avere questi strumenti di viaggio, di pellegrinaggio, se vogliamo, è molto semplice, basta con un WhatsApp, spedito a Radio Maria 031 610 610, con vostro nome, cognome, indirizzo, il numero di telefono per il Corriere e poi il titolo del libro, in questo caso, Medjugorje, 3 giorni della salvezza. E ve lo spediamo. Potete anche telefonare all'ufficio informazioni
031 610 600, vi rispondono i nostri volontari. Potete anche attraverso il sito radiomaria.it cliccando catalogo e anche ovviamente con l'indirizzo email info.ita@radiomaria.org. Come sapete, cari amici, noi inviamo il libro chiedendo un'offerta per la radio, perché Radio Maria ha bisogno di andare avanti e quindi valutate voi un'offerta che comprende almeno le spese, ma comunque è chiaro che è per la grande missione che Radio Maria deve compiere, soprattutto attraverso le onde delle lettere. Buona lettura per tanto tempo ancora, prima che arrivino i segreti.